Siamo qua con il mister dell'SC Chennai Dalbo. Mister, ottima ripartenza dopo la sosta, un pareggio con la prima in classifica che sotto certi punti di vista sta un po' stretto, visto le occasioni che abbiamo avuto. Cosa è mancato secondo lei per concretizzarle? Ma è mancata soltanto un po' di lucidità sotto porta, ma anche normale, vista la partita che hanno fatto i ragazzi, di grande sacrificio, di grande attenzione tattica, perché effettivamente è una partita dove abbiamo visto i ragazzi che hanno corso veramente dall'inizio alla fine, hanno dato tutto. Hanno dato veramente tutto e noi siamo felici di questo, e forse come quando poi si spende tante energie c'è il rischio che poi si arriva sotto porta di non essere lucidissimi, però siamo contenti perché, come hai detto te, effettivamente forse ci sta anche stretto, non un pareggio per le occasioni che abbiamo avuto, anche perché non ricordo che la Pianese abbia avuto delle occasioni, no, concrete, forse all'ultimo, quindi siamo contenti, affrontavamo la prima della classe e sapevamo che sarebbe stata una partita difficilissima. Effettivamente è vero, se eravamo ben messi in campo bene, abbiamo fatto una fase in un possesso importante, abbiamo ovviamente giocato sulle ripartenze perché non potevamo competere a livello tecnico con una squadra come la Pianese, e sapevamo che le armi che potevamo adottare erano queste, quelle che potevano essere sfruttate erano proprio queste oggi. Io credo che bisogna fare i complimenti ai ragazzi, perché alla fine gli attori del film sono loro, e se il film è bello è merito degli attori. E quindi vuol dire che ci credono, e questo ci fa ben sperare e ci dà tanta forza a noi allenatori di fare un lavoro importante durante la settimana, perché vediamo che negli occhi di questi ragazzi qui c'è la voglia di rimanere in categoria. Domenica scontro diretto con Real Forte Querceta fuori casa. Cosa c'è da appunto migliorare? Più una questione tecnica secondo lei o mentale per portare a casa lo scontro diretto di domenica prossima? La differenza lo fa proprio là, la fa proprio l'aspetto mentale. Noi andiamo ad affrontare il Real Forte Querceta, che sappiamo che è uno scontro diretto, non deve cambiare niente. Noi dobbiamo andare là a giocare come se giocassimo contro la prima, e la differenza lo fa lì, no? Avere la stessa mentalità, avere lo stesso atteggiamento, come se tu giocassi contro il Real Madrid o contro il Real, la stessa identica cosa. Oggi affrontavamo la Pianese, è vero che le motivazioni fanno la differenza, ma è proprio là la differenza di essere giocatore è proprio questo, il fatto di non guardare che hai davanti, ma di affrontare le partite nello stesso identico modo. Soltanto quello ci dà la possibilità di portare a casa il risultato e sperare di rimanere in categoria. Ok, grazie mille, faccio un grosso in bocca al lupo.